casa curata nei minimi particolari a San Salvatore Monferrato, un'assistenza amorevole giornaliera verso la sorella Rosangela, 73enne, cieca da tanti anni. Il 18 maggio di 2 anni fa, qualcosa nella mente del fratello, Antonino Paratore, 69 anni, si è spezzato e l'uomo ha deciso di porre fine alle esistenze di entrambi. Le ha fatto bere acido muriatico, lo ha ingerito lui stesso. Lei, ricoverata in ospedale, è morta dopo poche ore. Lui si è salvato, ma il suo calvario si trascina fra interventi e ricoveri e ancora oggi è costretta a letto, non è autosufficiente. Già duramente provato dalle ustioni interne provocate dall'acido, ha subito un infarto e soffre di altre patologie. Non può mangiare perché è bruciato dalla gola allo stomaco, viene alimentato con una sonda. È accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dall'impiego del mezzo usato e dal rapporto di parentela con la vittima, e nei suoi confronti è fissata l'udienza preliminare per il 26 marzo. Ma Antonino Paratore sarà prosciolto. Il consulente psichiatrico della procura di Alessandria lo ha infatti giudicato incapace di intendere volere al momento del fatto, anche se non socialmente pericoloso. In sostanza, l'imputato non è punibile e quindi non verrà giudicato in corte d'assise per quel tremendo gesto compiuto peraltro per amore, tant'è che lui si dispera per non essere in grado di andare a pregare sulla tomba dell'adorata sorella, cieca dall'età di 16 anni, affetta da problemi motori da quando nel 2002 era caduta dalle scale, tant'è che restava a letto per la maggior parte del tempo.